Ben ritrovati al nostro appuntamento con l'informazione. In primo piano il giorno dopo il V-Day, il giorno che in tutta Italia ha segnato l'avvio delle vaccinazioni effettuate anche presso l'azienda ospedaliera San Giovanni di Dio e Ruggita Raguna. Non ci sono state reazioni allergiche tra le 100 dosi effettuate nell'ospedale di Salerno, tante invece le reazioni ad un unico vaccino, quello effettuato dal presidente della Regione Campania. Sono state completate nel pomeriggio di ieri le operazioni per somministrare anche presso il centro vaccinale allestito nell'azienda ospedaliera San Giovanni di Dio e Ruggita Raguna di Salerno, così come è avvenuto contemporaneamente negli altri ospedali della Campania, le 100 dosi destinate a medici ed operatori sanitari dell'azienda e dei plessi annessi. Sotto la supervisione del direttore generale Vincenzo D'Amato e delle forze dell'ordine, quelli che avevano volontariamente deciso di sottoporsi al vaccino hanno atteso il loro turno ed effettuato il medicinale della Pfizer. Nessuno ha registrato reazioni allergiche. Reazioni e tante invece le ha ricevute un solo vaccino, quello effettuato dal presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. Gli oppositori politici lo hanno duramente criticato, ma il popolo dei social lo inonda con 70.000 like alla foto della vaccinazione. Incurante delle critiche, il governatore, che ieri ha effettuato un sopralluogo anche all'ospedale di Salerno per visionare l'andamento delle operazioni di vaccinazione, ha definito un'ottima prova di efficienza quella espressa dalla macchina messa in moto da settimane per il piano vaccini. Resta confermata per il 12 gennaio, come annunciato, una prova generale di tutte le strutture sanitarie in vista della Campania. Dobbiamo puntare ad avere il 100% di campani vaccinati, superando elementi di disinformazione e di incertezza. Occorre una prova straordinaria di responsabilità e di impegno della nostra regione, ha detto De Luca, giustificando in questo modo anche la sua scelta di vaccinarsi come buon esempio. Bene, insomma, il primo test dimostrativo di ieri, significativo anche per la macchina organizzativa, ma De Luca ha ribadito l'appello ai cittadini campani: occorrerà vaccinarsi tutti. Intanto si comincia a ragionare anche sulla possibile riapertura in presenza delle scuole, ma c'è a Salerno un gruppo di genitori che si sono uniti attraverso una pagina Facebook che chiedono di proseguire con la didattica a distanza. E questa mattina hanno scritto una lettera di richiesta indirizzata non solo al presidente della Regione Campania, ma anche al sindaco e al prefetto. Ha raggiunto quota 1.100 il gruppo Facebook Genitori Salerno SIDAD, che continua a raccogliere adesioni tra i genitori salernitani favorevoli a proseguire con la didattica a distanza. Oggi due amministratori del gruppo, Antonio Elardi e Mary Buono, hanno trasmesso al presidente della Regione Campania, al sindaco di Salerno e per conoscenza anche al prefetto una nota richiedendo la riattivazione e la proroga della DAD in ogni ciclo scolastico. Ecco quelle che sono le richieste principali contenute nella missiva. Il gruppo Genitori Salerno SIDAD continua a crescere, abbiamo raggiunto e superato le 1.100 adesioni, a testimonianza che il tema è assolutamente caldo e occorre porre immediatamente dei rimedi. Noi non siamo d'accordo sul rientro in presenza automatico il 7 gennaio, la situazione sanitaria è assolutamente allarmante e abbiamo indirizzato una proposta al Presidente della Giunta Regionale della Campania, al Sindaco di Salerno e per conoscenza al Prefetto, affinché si attivino su una serie di aspetti. Innanzitutto per rendere facoltativo il rientro in presenza ed attivare immediatamente nella scuola primaria una sperimentazione affinché i genitori possano scegliere se mandare i propri figli a scuola in presenza o lasciarli in DAD, evitando una dispersione scolastica che già si è verificata. Chiediamo altresì una serie di garanzie sulla sanificazione delle scuole, perché non esiste alcun protocollo condiviso e richiediamo che venga adottato lo stesso protocollo delle strutture alberghiere. Chiediamo la certezza della disponibilità di kit antigenici nelle scuole e la presenza di personale sanitario in grado di praticarli. Chiediamo il reale potenziamento dei trasporti. Senza tutte queste garanzie, il rientro a scuola diventa un pericolo, una bomba virologica e sanitaria che si immette nel circuito sociale. Noi abbiamo bisogno di serenità, che inizi e prosegua la campagna vaccinale, che le strutture sanitarie si concentrino su questo, non abbiamo alcun bisogno di generare nuove emergenze.
Restano invece in piena emergenza in provincia di Salerno due comuni. Si tratta di Furore e Castellabate, dove i sindaci, a causa della nascita di due nuovi focolai, hanno deciso di restare in zona rossa anche durante questo periodo in cui tutta Italia è arancione. Furore in Costiera Amalfitana e Castellabate nel Cilento restano zone rosse in un'Italia arancione. I due comuni, seppur distanti, sono in questo momento uniti dalle decisioni dei primi cittadini, rispettivamente Giovanni Milo per il piccolo centro della costiera e Luisa Maiuri a Castellabate, di prorogare le restrizioni alla luce di nuovi focolai registrati sui due territori comunali. Oggi a Furore i tamponi hanno dato esito positivo per altri tre cittadini, contatti stretti del primo nucleo che pare si sia infettato attraverso la contemporanea presenza in un coro in chiesa durante una messa. E per questo il sindaco, con un'ordinanza, ha disposto proprio la chiusura delle chiese, ma anche il divieto di far visita a parenti e amici fino al 6 gennaio. Resta chiuso anche il cimitero, mentre per oggi è atteso l'esito di ulteriori tamponi. Con l'ordinanza numero 68 anche la sindaca di Castellabate, Luisa Maiuri, ha disposto da oggi e fino al 30 dicembre su tutto il territorio comunale le stesse disposizioni e limitazioni previste nei giorni rossi. Anche in questo caso una decisione legata ad un incremento improvviso dei casi positivi nel comune cilentano, dove con altri 16 positivi il totale dei contagi Covid è arrivato a 52. La difficoltà del momento richiede misure precauzionali più restrittive, ha spiegato la prima cittadina del comune di Benvenuti al Sud, appellandosi al senso di responsabilità di tutta la cittadinanza. Intanto anche ieri si sono registrati nuovi infetti tra personale medico, un sanitario e 5 pazienti in cardiologia al Ruggi. In totale 55 i tamponi positivi comunicati dall'unità di crisi, a fronte però di un numero bassissimo di tamponi, 3.000 in tutta la regione. Nella giornata di ieri sono stati registrati anche 3 nuovi decessi legati al Covid ad Altavilla Silentina, Pagani e Castel San Lorenzo. Come dicevamo, dunque, tutta Italia ed anche la provincia di Salerno si trova oggi in zona arancione, mentre è giallo invece l'allerta meteo che è stato diramato dalla Protezione Civile per criticità idrogeologica sull'intero territorio a partire dalle 18 e fino alla stessa ora di domani. Si prevedono precipitazioni sparse anche a carattere di possibile isolato temporale, anche intenso, venti forti e molto forti con possibili raffiche ad essere agitate. E anche il mare. Intanto questo scorcio di 2020 fa registrare anche una sorta di bilancio da parte di chi ha dovuto guidare le istituzioni, è il caso del sindaco di Capaccio, Franco Alfieri. Ascoltiamo un passaggio su quello che è stato, quella che è stata l'azione portata avanti nel comune. Io potrei dire, potevo fare molto di più perché c'è stato il Covid e quindi non ho fatto tanto, non ho fatto quello che potevo fare. Invece io dico che ho fatto tantissimo con la mia amministrazione, nonostante il Covid, perché io ripeto sempre, le cose non si fanno con i ma e con i se, ma con i nonostante. Nonostante il Covid, la macchina amministrativa non si è fermata, la macchina amministrativa si è impegnata di più, vuol dire che bisognava impegnarsi di più, bisognava spendere più tempo, bisognava dedicarsi con maggiore determinazione, bisognava mettere ancora più energia nelle procedure, bisognava ancora di più spingere ed accelerare sulle procedure, e quindi noi abbiamo fatto tantissimo. Abbiamo ottenuto finanziamento, abbiamo risolto questioni, abbiamo appaltato opere, abbiamo aperto cantieri, la macchina amministrativa non si è fermata e quindi io posso tracciare una riga sotto i 500 giorni e mettere sotto un bilancio davvero di risultati davvero soddisfacenti. Quindi il Covid c'è stato, ci ha affaticati di più, ma non ha inciso sul bilancio e sui risultati. Sindaco, e per il 2021 invece cosa attende di bello la nostra comunità? Ma il 2021 sarà un anno straordinario perché diciamo tutto quello che abbiamo
messo in campo nel 2020, tutto quello che è iniziato nel 2020, tutto quello che è pronto, che è pronto, e anche le cose che nel mese di dicembre abbiamo messo fine a delle procedure nel 2020, sarà pronto nel 2021, e quindi il 2021 sarà un anno straordinario per Capaccio Pestum. Come sentivamo anche dalle parole del primo cittadino di Capaccio, è stato un bilancio, quello relativo al 2020, fortemente condizionato dal Covid. Da oggi TV Oggi vi propone una sorta di ricordo di questo bizzarro anno che sta per chiudersi. Lo facciamo partendo dai primi tre mesi dell'anno, gennaio, febbraio e marzo. In un anno, il 2020, che sarà certamente ricordato come l'anno del Covid, si salvano i primi due mesi quando l'emergenza sanitaria ancora non era arrivata nella provincia di Salerno. È un inizio dell'anno che si apre sul fronte delle opere pubbliche nel comune capoluogo con l'avvio dei lavori all'ex Marzotto per la demolizione della fabbrica che dovrà fare un posto alla nascita di un vero e proprio nuovo quartiere. Mentre il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, avvia Vinciprova, dà il via ai lavori per la nascita di un tunnel che dovrà collegare la stazione ferroviaria con l'area del Trincerone. Se l'emergenza sanitaria ancora a gennaio non riguarda l'intero territorio provinciale, non si può comunque dire che l'anno inizia nel migliore dei modi, alla luce del disastro idrogeologico che colpisce la costiera amalfitana che frana prima di Natale. Cetara e tutta la Divina colpite dall'emergenza che chiude anche un tratto dell'ex statale 168. Sul fronte occupazionale è l'anno all'insegna della battaglia degli ex lavoratori Treofan che a Battipaglia festeggiano la Befana e sperano in una salvezza legata all'acquisizione poi avvenuta da parte dell'Icoplastic. Sul fronte della cronaca c'è una bomba carta che colpisce un bar a Nocera Inferiore, mentre il 3 febbraio in procura vengono resi noti i dettagli di un gruppo dedito all'usura. Per la prima volta l'anno giudiziario viene celebrato all'interno della cittadella giudiziaria ed è ancora una volta occasione per snocciolare le difficoltà del mondo della giustizia salernitana che registra a febbraio anche l'insediamento del nuovo capo della procura Francesco Borrelli. A Ponte Cagnano è in questo mese che iniziano le discussioni per avviare i lavori sulla riqualificazione del Ponte Asa, oggi ancora non conclusi, mentre proseguono a Salerno a ritmo spedito i lavori per il dragaggio all'interno dello scalo commerciale. A metà febbraio anche la provincia di Salerno deve però fare i conti con il coronavirus. Il primo comune colpito è Montano Antilia, poi si susseguono i casi che riguardano una farmacia, l'ospedale di Cava dei Tirreni, il ristorante La Grande Muraglia. Non è sufficiente affermare le proteste come quella dei lavoratori di Salerno Pulita che presidiano i portici di Palazzo di Città, mentre alla guida della società che si occupa del ritiro dei rifiuti nel comune capoluogo arriva dal 6 marzo Antonio Ferraro. E cresce nel mese di marzo la paura per il coronavirus, si sosseguono i controlli con le forze dell'ordine e comincia a percepirsi la difficoltà anche all'interno delle scuole ormai chiuse. Anche i mercati rionali devono adeguarsi alle nuove regole, come quello di via Robertelli. Il comune di Salerno anche si attrezza, comincia a chiudere il lungomare transennando le panchine, mentre sceglie il Pala Tulimieri per raccogliere i senza tetto. Ed eccoci tornati in studio, ritorniamo a Castellabate dove abbiamo parlato prima della istituzione della zona rossa, questa volta è per una buona notizia perché il consigliere regionale Tommaso Pellegrino ha portato all'esame del Consiglio della Campania la possibilità di far nascere nel comune cilentano un acquario virtuale. Il consigliere regionale e presidente del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, Tommaso Pellegrino, ha annunciato che sono stati affidati i lavori per la realizzazione dell'acquario virtuale che sorgerà nella storica dimora ottocentesca sita nel cuore di Santa Maria di Castellabate. Un altro impegno mantenuto, ha dichiarato Pellegrino, il cuore dell'esposizione sarà rappresentato dalle vasche olografiche che attraverso un gioco di riflessioni mostreranno l'acqua e i pesci accuratamente realizzati. Tutto il percorso sarà accompagnato
da un sistema di audio diffuso che riprodurrà una melodia di suoni in modo da far sentire i visitatori parte integrante del contesto sottomarino. L'impegno continua, conclude il presidente del parco, per creare eccellenze simbolo del nostro territorio. Pellegrino aveva già dato un'anticipazione del progetto circa un mese fa durante l'inaugurazione del Museo Virtuale del Paesaggio e della Natura del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, affermando: a breve sarà inaugurato anche un acquario virtuale in cui saranno riprodotti i fondali del Cilento. Sarà l'unico in Italia. L'impegno è stato difatti mantenuto, continuando a puntare sulla cultura, sull'innovazione e sul nostro patrimonio ambientale. In un momento in cui si chiudono i musei, aveva affermato il presidente del parco, abbiamo deciso di investire sulla cultura inaugurando il Museo del Paesaggio e della Natura, ovviamente virtualmente e nell'assoluto rispetto delle norme. Una vera e propria eccellenza nel prestigioso scenario di Villa Matarazzo, che sarà aperto al pubblico appena usciremo da questo brutto momento. È un museo molto accattivante, soprattutto per i più giovani, che potranno visitare il Cilento virtualmente, interagendo con una serie di dispositivi di ultima generazione. È stato allestito anche un percorso per ipovedenti e un percorso per diversamente abili. Presto Castellabate potrà giovare di due nuove attrazioni turistiche che si mostreranno tecnologiche, interattive e moderne, permettendo a tutti, grandi e piccoli, di vivere un tour virtuale attraverso le bellezze che offre il nostro parco, cogliendo la possibilità di esplorare e di conseguenza valorizzare le tante risorse di cui dispone, ma che ancora non tutti conoscono. Ora la nostra consueta rubrica dedicata agli appuntamenti. Ma non farsi illusioni. Lo shopping si illumina a festa al centro commerciale Le Cotoniere di Frate. Accendi il Natale per i regali, offerte imperdibili e per uno shopping su misura. Promozioni dedicate da scoprire in tutti i negozi del centro commerciale Le Cotoniere di Via dei Greci a Salerno. Andiamo, ti divertirai, te lo prometto. Con una doppietta di Anderson, la Salernitana vince a Venezia. Ne parliamo tra poco, subito dopo la pausa pubblicitaria e le previsioni del tempo, nella parte del nostro TG dedicata all'informazione sportiva. In collaborazione con... Il cuore della città, il cuore della conoscenza. Liceo Regina Margherita, un'opportunità concreta per il futuro che desideri. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, nubi e schiarite con possibili piovaschi. In montagna, nubi e schiarite con possibili piovaschi. Nel pomeriggio, sulle coste, cieli coperti con piogge abbondanti. In montagna, cieli coperti con piogge battenti. Previsioni del tempo, fornite da 3B Meteo. E soddisfazione è stata espressa anche dal tecnico dei Granata Castori, che al termine della partita in sala stampa parla di una gara quasi perfetta da parte dei suoi a Venezia. Consapevolezza dei suoi mezzi, e questo è un dato di fatto. In ottica Monza, dato che molto spesso purtroppo poi c'è da fare la conta dei superstiti, vedi Gigek. Attualmente, dato che mercoledì, guardiamo anche avanti, si gioca, come stanno i protagonisti del Penso e se c'è la possibilità di recuperare Gigek? Allora, mi fai una domanda alla quale adesso è difficile rispondere, perché è appena finita la partita. Io appena appena mi sono fatto la doccia, sono venuto qui da voi, non ho ancora valutato né col dottore, non ci sono infortuni, e questo è già molto, però sulla fatica te lo potrei dire domani, anzi dopo domani è il giorno più attendibile, il giorno dopo tu stai anche morti,
te lo dico fin da adesso, è inutile chiedere come sta un giocatore a fine partita o il giorno dopo. Fra due giorni si può cominciare a misurare la capacità che hanno avuto di recuperare, però anche qui qualcuno, diciamo, fresco lo possiamo recuperare. Oggi ho tenuto fuori Kupić, c'è Schiavone, insomma, no, ci sono dei giocatori che possono dare una mano, no? Cambiare qualcosa, quei tre o quattro, massimo di più non si può fare, perché poi dopo si va un po' in... si creano... Beh, adesso però, vedi, sto parlando in una maniera un po' non precisa. Ok. Non te lo so dire. Gigek invece? Gigek dovrebbe recuperare, non è nulla di grave, però ha preso una gran botta, ha preso una tramvata, ha ricominciato a correre e speriamo, ecco, oggi si dovrebbe essere allenato, anche lui lo valuteremo giorno per giorno, vediamo come sta, aveva una ferita che gli procurava dolore, è quello il problema, perché poi è vero che si è fermato, non si è allenato, e anche quello conta, perché per me un giocatore si deve allenare, se non si allena faccio fatica a poterlo schierare, c'ho questo concetto che per me è un dogma, quindi... è un karma. Mister, a proposito invece di visto che insomma scaramanzie ce le dobbiamo portare dietro, no? Il regalo sotto l'albero, il primo botto al Penso di Venezia, faccio seguito a quello che diceva il collega Esposito, non solo 23 anni fa ma 17 anni fa l'ultima vittoria della Salernitana qui a Venezia e l'ultimo gol addirittura, oggi ne abbiamo fatti due, anzi se mi permette addirittura tre. Sì. Nel senso, esatto, sbagliata. Ce lo siamo fatti noi. Sì. Torno al discorso della consapevolezza dei suoi mezzi. Mi è rimasta impressa una tua frase di oggi, proprio quando hai detto: ci sono squadre che dicono che sono più forti. Noi intanto i punti li stiamo continuando a fare. Beh, dopo 15 partite, con le squadre che ci leggono la targa, per usare una tua affermazione, è sempre tanta roba e ti acquisisce ulteriore consapevolezza dei propri mezzi, no? Assolutamente sì, e oggi abbiamo fatto una bella partita, La squadra ha giocato bene a livello tattico, a livello di mentalità, ha interpretato bene la gara, ha fatto bene la fase non possesso, ha fatto bene le ripartenze, ha giocato di equilibrio, sul 2-0 è andata, non ha concesso nulla all'avversario, ha creato tre palle gol in contropiede, quindi ha fatto una partita, oserei dire, quasi perfetta, o perlomeno ottima. Poi ecco, gli ultimi minuti ci sono degli episodi che sfuggono a dei controlli, perché ti vengono tutti dentro, buttano la palla dentro, la carambola che ti scappa dalla rete, è un episodio che esula da una valutazione, secondo me, perché ci sta anche questo nel calcio. Però, ecco, conta che la prestazione è stata eccellente. Ha fatto una partita da grande squadra oggi la squadra. Il match winner del Penso, Andre Anderson, si gode il magic moment, dedica la doppietta alla sua famiglia e dice di pensare alla promozione in Serie A con la Salernitana. Mi verrebbe da dire, scimmiottando un po' il portoghese, todo bien, toda gioia. Tutto bene. Tutto bene. Senti, ma questa Salernitana può andare in Serie A? Passo dopo passo. È normale che diciamo questo oggi, però... dobbiamo rimanere così, dobbiamo lavorare, non dobbiamo pensare che è giusto che è un obiettivo nostro, questo è un obiettivo nostro, però passo dopo passo, partita dopo partita. Destro e sinistro, gol e secondo gol, qual è stato il più difficile se hai una dedica? Il più difficile è primo. Quello che ho incrociato, quello lì secondo me è più difficile. E dopo, sì, c'è mio nonno, mia nonna che sta in Brasile, mio papà, mia mamma sta tutti lì, e anche mia moglie che sta a casa, mi aspettando. E neanche il tempo di godersi il successo in Laguna, che la capolista salernitana deve già concentrarsi per la difficilissima trasferta di Monza contro la super corazzata di Berlusconi. Dopodomani al vecchio Brianteo, possibile esordio anche di Balotelli. La regina della B contro Super Mario. La Salernitana mercoledì sarà di scena sul campo della super corazzata Monza, che di recente ha tesserato anche Mario Balotelli. L'ex enfant prodige del calcio italiano e della nazionale farà il suo esordio con la maglia del Monza mercoledì proprio contro la Salernitana al vecchio Brianteo, che oggi ha preso il nome di U-Power Stadium. Forse a partita in corso e non da titolare, ma il tecnico del Monza, Cristian Brocchi, ieri sera al termine dell'esploit dei suoi uomini ha
Cremona ha confermato che Mario si è allenato bene negli ultimi giorni e teoricamente dovremmo averlo a disposizione per la partita di mercoledì. Non bisogna però fare l'errore di pensare di avere un giocatore pronto al 100%, altrimenti faremmo un errore. I biancorossi, falcidiati dalle assenze, restano comunque una super corazzata sulla carta in assoluto, la squadra più forte della B, senza se e senza ma. Il campo poi è un'altra cosa. Mercoledì sera si saprà di più. Mercoledì sera il Monza di Galliani e Berlusconi si prepara a ospitare la capolista, la Salernitana, ma con un attaccante del calibro di Balotelli in organico. Brocchi ha tanti acciaccati. Ieri sera il difensore Bellucci ha dovuto lasciare il campo al 16° per un problema muscolare. Contro la Salernitana il Monza dovrà rinunciare anche allo squalificato Fossati, agli acciaccati Finotto e Paletta, mentre tra oggi e domani saranno valutate le condizioni di Boateng, mica l'ultimo arrivato, Makin e Sampirisi, che hanno saltato la trasferta dello Zini per affaticamento muscolare, stando a quanto comunicato dalla stessa società brianzola. Insomma, 7 nomi pesanti, tra i quali però, soprattutto fra gli ultimi 3, Brocchi dovrebbe pescare qualche recupero. In ogni caso il Monza ha tante frecce di assoluta qualità nel suo arco. La Salernitana, dice il tecnico, fino ad oggi ha fatto meglio di tutti e prime questi risultati a questo punto del campionato non arrivano certo a caso. Bisognerà avere grandissimo rispetto e voglia di affrontare i campani, ai quali vanno fatti complimenti per il campionato che hanno condotto finora. Lasciamo il calcio, chiudiamo la parte del TG dedicata all'informazione sportiva occupandoci di basket con la Givova. Scafati batte bandiera corsara a 100 aggiudicandosi 64-74 la sfida di campionato contro i padroni di casa della Tramec. I due punti conquistati consentono agli uomini del patron Longobardi di conservare la vetta della classifica del raggruppamento in condominio con Napoli e Forlì. Sentiamo proprio le dichiarazioni dopo partita del coach Finelli. Certo, mancava il centro titolare, Sherrod. Questo sicuramente ha agevolato il nostro compito, perché comunque mancava un giocatore di forte sostanza dentro l'area. E al tempo stesso, Cento sta giocando una bella pallacanestro e l'abbiamo visto anche conoscendola, scoutizzandola. Tre partite fa ha giocato a Napoli, una partita senza i due americani, senza Cotton e senza Sherrod, e se l'è giocata. Napoli ha sempre avuto vantaggi tipo i nostri, abbastanza risicati, giocando in casa contro Cento senza gli americani. Quindi sapevamo che Cento ha un impianto di gioco grazie al lavoro di Mecacci e dei giocatori pericolosi e ben amalgamati. Oggi in particolare è emerso Petrovic, che è uno dei migliori giovani under italiani di questa Lega e ha fatto una partita di spessore. Detto questo, noi abbiamo avuto solo uno sbandamento all'inizio del quarto, perché così come è successo a Forlì, concedere 27 punti in un quarto è delittuoso per noi. Loro hanno tirato con buone percentuali, ma noi non siamo riusciti in quel frangente a tenere uno contro uno e a spendere i giusti falli, come era successo a Forlì. Non eravamo partiti male, eravamo partiti bene costringendo loro al time out, ma abbiamo forse pensato fosse facile, visto l'inizio, visto senza di Sherrod, ma siamo subito stati colpiti da uno sberlone e per 4-5 minuti abbiamo avuto uno sbandamento. Poi però da lì, toccando mi sembra almeno 10, adesso non sono sicuro di questo, da lì, dal meno 10, abbiamo ripreso a giocare in difesa principalmente e abbiamo lasciato, diciamo, molto poco a Cento, molto poco, difendendo in maniera brillante fino al termine della gara, lasciando ai loro 64 punti con i 27 del primo quarto, vuol dire meno di 50, meno di 47, 48 nei successivi 30 minuti. È tutto, termina qui il nostro appuntamento con l'informazione, grazie per essere stati con noi, arrivederci. Vedere questo
questo programma? Visita il nostro sito tvoggisalerno.it e clicca su TV Oggi On Demand.